Buongiorno, buon lunedì. Oggi ne abbiamo 12 febbraio. Il 20 di febbraio YouTube mi toglie il canale perché non ho fatto 1000 iscritti. Pazienza. Io l'avevo preso come una passione, però bisogna avere 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione. 1000 iscritti non le ho. Va bene, fino al 20 farò qualche video. Farò dei video. Almeno dico la mia, quello che penso. Allora, giorni fa Sgarbi ha fatto delle dichiarazioni contro Luigi Di Maio. Ultimamente l'ha pure sfidato, dice: vieni a Pomigliano che ci mettiamo a confronto io e te. E il signor Sgarbi, mi sto facendo il caffè, il caffè ci vuole sempre. E il signor Sgarbi sa, mentre po' è pronto, dice a Luigi Di Maio: tu non sei laureato, non sei diplomato, non hai un titolo di studio e vuoi fare presidente. Dici: io ho tutte le carte in regola. Io sono da anni che so in politica che tu ancora dovevi nascere. Vabbè, su tanti punti ha ragione, che lui è da parecchio che sei in politica. E dice: ci mettiamo a confronto. Poi dice: tu se sei là e sei così perché grazie a Peppe Grillo, perché se no tu non contavi niente, non sei niente. Dice: un infermiere, per fare l'infermiere è diplomato o è laureato. Però giustamente non è che ce l'aveva con l'infermiere. Dice: però infermiere, tu non sei né laureato e né diplomato. Il caffè è pronto. Fra poco ce lo prendiamo. Questo è il caffè. Giro la tazza perché sennò poi si vede la marca del caffè e non si può fare pubblicità. Lo vuole mettere a confronto, no? E ha parlato, dice: infermieri sono, ma tu non hai titolo, non hai niente. E ti mettono là a fare il presidente, non sei all'altezza. E vuole un confronto con lui, con Luigi Di Maio. Dice: però tu hai paura, non l'accetterai. E non voleva, Sgarbi non voleva offendere gli infermieri che si sono ribellati per la sua frase che ha detto. Però lui ha voluto fare un paragone, no? Dice: l'infermiere è così, tu non sei né, cioè alla fine ce l'aveva con Luigi Di Maio. Però i giornalisti pompano un po' di più il titolo, capito? Però ritorniamo a Luigi Di Maio. Beh, io non lo so questo, questo mo l'ho sentito da Sgarbi. Che Luigi Di Maio non è né laureato né diplomato. Dice: ti mettono a fare il presidente. Per me questa è una novità. Io dico una cosa: se Peppe Grillo l'ha messo là, vuol dire che Luigi Di Maio è all'altezza di governare questo paese. Lui invece, Sgarbi, non lo tiene all'altezza di governare il paese. Ma io non voglio dire che il signor Sgarbi ha torto di quello che dice, o ha ragione. Io dico solo una cosa. Io ho visto in 30 anni che nessun governo, ma io non parlo perché Luigi Di Maio lo vogliamo come presidente. Ci ritorniamo dopo su questo fatto.
Io dico solo una cosa, io ho 52 anni, in tanti anni non ho mai visto un governo che si taglia lo stipendio. Tutti i parlamentari, tutti quelli là del Monte 5 Stelle che si tagliano lo stipendio, lo mettono su un fondo cassa. E questo fondo cassa, dopo raggiunto tanti obiettivi, aiutano alle piccole imprese che sono andate a fallire, aiutano alle piccole città dove hanno bisogno, fra le scuole, fra gli istituti, fra famiglie che hanno bisogno. Io vedo che fanno tante di quelle cose. Quando ci sono delle votazioni, che ci sono state votazioni precedenti, gli altri partiti hanno preso tutti i soldi alla fine delle votazioni. Movimenti 5 Stelle l'ha restituito nelle casse dello Stato o ha aiutato a persone. Di cui io vedo tante di queste cose che fa il Movimento 5 Stelle, ma cose che non hanno mai fatto nessun partito in questi anni, cioè in tanti anni. Io sono 52, da quando sono nata fino adesso, che mio padre mi diceva. Poi non ho mai visto che una persona, finito il mandato, basta, subentra, automaticamente subentra un nuovo personaggio che ha nuove idee, che ha nuovo scopo, che fa parte sempre del Movimento 5 Stelle, dà spazio agli altri per andare ancora avanti. Così vale anche una persona che è stata 2 anni nel Movimento 5 Stelle a governare, o in Camera, o al Senato, che ha l'incarico nella cultura, nell'istituzione, nella sanatoria, o via di seguito. Dopo di 2 anni finisce il mandato, se non è stato in grado, ci dà spazio a un nuovo grillino, al nuovo componente del Movimento 5 Stelle, per fare in modo che se lui ha più idee, più fresche per andare avanti. Ma finito il mandato, basta, non sai più del Movimento 5 Stelle. Quando abbiamo visto persone lì alla Camera, al Senato, persone che si sono talmente attaccate alla poltrona, che stanno lì dentro per tanti anni, 40 anni, 50 anni, che non hanno un concetto, è un'idea, che cosa c'è fuori? Non hanno più l'occhio visibile di vedere i problemi che c'è fuori al nostro paese, talmente che pensano alla poltrona, a fare in modo di stare lì per prendersi i soldi, per aumentarsi la loro pensione, e non fare niente per il paese, che non hanno un concetto cosa c'è fuori. Hanno perso tutto questo. Quando questo nuovo Movimento 5 Stelle e questi nuovi gruppi stanno dimostrando fuori dall'Italia, non si sono attaccati alla poltrona dentro e perdere il concetto che c'è fuori dall'Italia. Stanno dimostrando cosa c'è fuori dall'Italia. La rovina che c'è fuori dall'Italia, dalle immigrazioni alla povertà, alle famiglie italiane, ai bambini, che siamo proprio nella merda totale. Il Movimento 5 Stelle sta facendo vedere cosa ha bisogno l'Italia, dal giovane al bambino all'anziano, dalla pensione al lavoro, in tutto, in tutto. Le sfaccettature, perfino i posti di lavoro, quando tutti gli altri governi che stanno là talmente attaccati alla poltrona per tutti questi 30-40 anni sono sempre stessi, sono stati indagati, sono corrotti, di nuovo indagati, si fanno le leggi per prendere soldi, poi dopo li vogliono togliere, che neanche loro hanno un concetto mentalmente di tutto
partiti che stanno là o che ci hanno governato fino adesso. Tutti i partiti che ci hanno governato fino adesso e tutti quelli che sono stati al governo non hanno un concetto cosa c'è da fare per l'Italia. Stanno pensando solo lì dentro fare delle leggi che per loro dicono che vanno bene quando non vanno bene e l'Italia sta andando alla distruzione totale. E meno male che è subentrato il Movimento 5 Stelle, che se no tornavamo indietro per anni e anni. Invece loro hanno fatto una grande ripresa, aiutare l'Italia e a farci vedere a questi governi cosa c'è fuori dall'Italia, quando loro non hanno neanche un concetto visibile. Allora io penso una cosa. Io posso capire che, come dice Sgarbi, che Luigi Di Maio non è laureato, non è diplomato, non è all'altezza di governare. Però io mi faccio una domanda. Ma tutti questi anni che cosa ha fatto lei che è stato lì al governo? Lei che è stato con questi partiti? Cosa hanno fatto per l'Italia? Vogliamo elencare gli omicidi? Giovani che si ammazzano per un posto di lavoro, sanatorio che non c'è, bambini con malattie che non possono essere curati, che i genitori non ce la fanno, posto di lavoro che è finito. L'Italia è diventata povera in tutti i sensi. E vedere che voi parlamentari, voi politici, vi alzate talmente i soldi dei contribuenti, quelli piccoli che lavorano, che pagano i contributi, vi alzate i vostri stipendi perché stare bene voi stessi e l'Italia che sta alla distruzione. Signor Sgarbi, mi dica lei allora, come deve essere governato questa è l'Italia? Quando abbiamo visto tutto questi, chi è che ha governato fino adesso l'Italia? Sono stati sempre indagati e corrotti. Mi spiega lei allora, dalla mia ignoranza, come deve essere governato l'Italia? Da chi deve essere governato l'Italia? Chi è la persona da governare? Se lei mi dice che Luigi Di Maio non è all'altezza, allora mi trova lei una persona che ripristina l'Italia dall'A alla Z. Me lo trova lei, signor Sgarbi. Io l'altro messaggio ce lo do a Luigi Di Maio. Fa in modo che tutte queste chiacchiere non siano più visibili a personaggi che dicono falsità sul Movimento 5 Stelle. Grande Luigi Di Maio, tu sei il mio presidente. E basta.